Il dipinto di Giovanni Michele Graneri, fotografa la Piazza San Carlo a Torino nel 1752. Guardiamo le due chiese gemelle. A sinistra Santa Cristina ha già la facciata iuvariana che viene realizzata a partire dal 1715, mentre a destra San Carlo ha ancora la facciata antica, perché quella che noi vediamo oggi è stata finita nel 1834. In mezzo appare la Porta Nuova, che era l'accesso alla città del primo ampliamento seicentesco voluto da Carlo Emanuele I. A destra, sul palazzo, vediamo due colonne che oggi sono unite e infatti nel 1764 viene creato un pilastro che le raccoglie in un unico elemento. Per il resto il pittore si diverte a dipingere tutto quello che succede in piazza, il mercato con diverse scene di vita quotidiana, i soldati e gli spettacoli di strada.